indietro non si torna. Musk come Durov. Varsavia, aerei contro Mosca. USA, colonizzazione del Pacifico avanti tutta. Finlandia, la scoria nucleare è per sempre. Il viaggio interstellare continua. Indietro non si torna. Salito sul palco dell'Eastern Economic Forum davanti a più di 6.000 rappresentanti di 76 paesi, Vladimir Putin ha eletto il circondario federale dell'Estremo Oriente ad ammiraglia della Federazione Russa. Sarà questa regione la meno popolosa della Russia, insieme al suo più grande porto sulla costa pacifica, Vladivostok, a guidare la nazione nella nuova realtà economica globale. Nel suo discorso, il capo di Stato ha enfatizzato come le rotte commerciali russe si orienteranno sempre di più verso i paesi dell'Est e del cosiddetto Sud globale, aggirando le sanzioni e i tentativi di contenimento occidentali. Tema centrale del forum è stato il ruolo della regione orientale nel futuro sviluppo della Russia, come porta d'accesso ai mercati asiatici, Cina e India in primis. Secondo quanto riportato dal vice primo ministro russo Yuri Trutnev, nel corso del forum sono stati stretti 258 accordi, per un totale di 5.393 trilioni di rubli, circa 60 miliardi di dollari, da sommare a un giro di affari che negli ultimi tre anni avrebbe generato 116,4 miliardi di dollari. Punti cruciali del piano di sviluppo della regione orientale sono il completamento della linea ferroviaria Baikal-Amur, per cui sono necessarie l'elettrificazione e il raddoppio dell'intero tracciato dei binari e l'espansione della rotta del Mare del Nord. Putin ha evidenziato come sia fondamentale rendere la rotta un corridoio competitivo. Una volta sciolti i ghiacci, non rimarrebbe che potenziare le infrastrutture portuali per aumentare un traffico di merci di 36,2 milioni di tonnellate a un obiettivo di 80 milioni. Nei piani del presidente russo, l'Estremo Oriente non sarà solo un centro logistico, ma anche il fulcro per la sovranità energetica della federazione, per la quale ha chiesto alla platea di considerare la costruzione di 9 centrali nucleari. A questo riguardo, il viaggio in Mongolia di Putin ha avuto come risultato il progetto congiunto dei due paesi asiatici per l'ammodernamento della centrale termica di Ulaanbaatar e l'apertura russa a collaborazioni nel campo dell'energia atomica. In netto contrasto con le narrazioni dell'economia russa in ginocchio, Putin ha affermato che il PIL della Russia ha registrato nella prima metà del 2024 una crescita del 4,6%. La Russia avrebbe inoltre creato una rotta commerciale segreta con l'India per ottenere i componenti elettronici essenziali al suo sforzo bellico in Ucraina, ha riportato il Financial Times, citando documenti governativi trapelati e fonti anonime. Secondo il quotidiano, il rapporto del Consorzio per l'attività economica estera e la cooperazione interstatale internazionale nell'industria ha dettagliato i piani per effettuare transazioni tramite un sistema di pagamento chiuso tra aziende russe e indiane, per eludere il controllo occidentale. Sebbene non sia chiaro come la Russia abbia eseguito il suo piano di commercio segreto, i dati doganali mostrano che le esportazioni indiane di elettronica sensibile di origine occidentale sono aumentate in modo significativo negli ultimi due anni. Il presidente russo, al forum di Vladivostok, si è anche soffermato sulle relazioni con l'Occidente e la guerra in Ucraina, ribadendo che la Russia non ha mai rifiutato di negoziare, ma che gli unici stati in grado di mediare sarebbero Cina, India e Brasile. Non a caso membri fondatori della piattaforma BRICS. Colpevoli della situazione attuale sarebbero quei leader occidentali, in particolare il britannico Boris Johnson, che spinsero Kiev a rifiutare gli accordi di Istanbul nel 2022, nel tentativo di infliggere una sconfitta a Mosca. Ma tornando ai recenti sviluppi della guerra, Putin non ha vie di mezzo. I soldati russi hanno il dovere sacro di respingere le azioni militari ucraine
definite come palesi attacchi terroristici. Senza fare riferimento ad alcuna linea rossa superata, la penetrazione dell'Ucraina nel Kursk avrebbe ottenuto il contrario di quanto bramato. Invece di distrarre Mosca dal Donbass, ha solo sottratto le poche forze di Kiev dai fronti più importanti. Continua intanto, fra un attacco terroristico e l'altro, la missione dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Gli specialisti dell'agenzia hanno registrato diverse minacce dirette alla sicurezza della centrale nucleare di Kursk e degli abitanti di Kurkatov. Il capo della Rosatom e il segretario dell'AIEA hanno dunque deciso una presenza permanente di specialisti dell'agenzia presso la centrale nucleare di Kursk. A Ramstein, in Germania, si è intanto svolto il meeting del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina. Tra ingenti misure di sicurezza, alla presenza di Zelensky, si è deciso che gli Stati Uniti forniranno un nuovo pacchetto di aiuti militari da 250 milioni di dollari all'Ucraina. Germania, Danimarca e Paesi Bassi forniranno all'Ucraina altri 77 carri armati Leopard 1A5. Il Canada fornirà un'ingente quantità di motori per missili aerei non guidati e 1.300 testate. La Germania fornirà all'Ucraina altri 12 sistemi di artiglieria semoventi. Inoltre, la Commissione europea ha stanziato 40 milioni di euro all'Ucraina per le infrastrutture energetiche. Nel frattempo, a inviare lettere di dimissioni ci pensano oggi il ministro italiano Sangiuliano, tra le lacrime di coccodrillo coinvolto in uno scandalo rosa, probabilmente di copertura, e nel Regno Unito il capo dell'Africa Programs and Expertise Department e del Foreign Commonwealth and Development Office, Mark Smith, che da un giorno a un altro si è accorto che il suo ufficio è coinvolto in crimini di guerra con lo Stato di Israele. Alti membri del governo e dell'esercito israeliano hanno espresso apertamente un'intenzione genocida. I soldati israeliani girano video, bruciano deliberatamente, distruggono e saccheggiano proprietà civili e ammettono lo stupro e la tortura dei prigionieri, si legge nella lettera di dimissioni. Da oltreoceano invece, mentre Hunter Biden si dichiara colpevole di evasione fiscale e il senatore Lindsey Graham minaccia di uccidere il capo di Hamas, la rivista dell'Atlantic Council Foreign Affairs spiega ai connazionali che gli Stati Uniti stanno perdendo importanti aree di influenza, sia nel sud-est asiatico che nel resto dell'Asia. Citando lo studio dell'ISEAS Yusof Isaac Institute, istituto di ricerca finanziato dal governo di Singapore, ha rivelato che la maggior parte degli intervistati istituzionali interpellati dal centro studi preferirebbe la Cina agli Stati Uniti. Musk come Durov. Il giudice della Suprema Corte del Brasile, Alexandre de Moraes, ha messo fuori legge nel paese la piattaforma di proprietà di Musk, X, già Twitter, per non aver obbedito alla richiesta di rimuovere alcuni account contenenti disinformazione. La decisione è stata difesa dal presidente Lula, che ne ha fatto un esempio dello scontro globale contro la così definita estrema destra. Nel mentre, Musk ha popolato il suo account X di meme contro Alexandre de Moraes, paragonato più volte a un dittatore e a un Voldemort, il cattivo della saga di Harry Potter. Ha inoltre invitato i brasiliani a utilizzare le VPN per aggirare il bando e a liberare il Brasile. L'aspetto più interessante della vicenda è la chiamata in causa dell'attività più pregiata e rilevante di Musk, quella relativa allo spazio, attraverso la volontà brasiliana di colpire gli asset di Starlink per far fronte alle multe relative a X. Si tratta di una mossa giuridica bizzarra perché riguarda attività che hanno una diversa struttura societaria e diversi azionisti e che si ritorce contro il Brasile. Nella lotta comunicativa è intervenuta perfino la principale manager di SpaceX, Winnie Shotwell, che ha pubblicato una sua foto circondata da bambini brasiliani grati per la connettività. Il fatturato di Starlink è cresciuto da meno di 1,5 miliardi di dollari nel 2022 a una stima di oltre 6,5 miliardi nel 2024. L'operatività di Starlink dipende dalle autorizzazioni dei governi, ma i governi dipendono da Musk in modo crescente, non solo per i servizi, ma soprattutto per un accesso allo spazio stabile.
Varsavia, aerei contro Mosca. La Polonia ha fatto decollare i suoi aerei mentre la Russia lanciava attacchi sulla città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale, vicino al confine polacco. È quanto riporta Reuters, secondo cui nella notte di martedì si sarebbero alzati in volo anche aerei di altri membri della NATO. L'Alleanza Atlantica alza la guardia nuovamente per la terza volta in 8 giorni da quando la Russia ha intensificato i suoi bombardamenti in Ucraina. Nelle stesse ore in cui la Polonia entrava a pieno nel conflitto russo-ucraino, Varsavia aveva annunciato nuovi accordi militari per un valore di 520 milioni di dollari con l'obiettivo di aumentare le già cospicue spese per la difesa pari al 4% del PIL, percentuale più alta tra tutti i membri della NATO, portandole al 4,7% nel 2025. La Polonia è altresì in attesa della consegna di 96 elicotteri Apache dalla statunitense Boeing, per un valore totale di 10 miliardi di dollari, oltre a centinaia di missili AIM-120C, AMR-AAM e 48 lanciatori per sistemi di difesa aerea Patriot di progettazione statunitense. Il tutto considerando che l'esercito polacco, composto da 200.000 soldati, è il terzo per grandezza nella NATO, dopo Stati Uniti e Turchia, e il più numeroso tra i paesi dell'Unione Europea. USA, colonizzazione del Pacifico avanti tutta. A quasi 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti non sembrano affatto intenzionati a interrompere la colonizzazione del Pacifico occidentale. Anzi, l'ultima iniziativa del Pentagono in tal senso, in evidente chiave anticinese, è la messa in cantiere di 5 nuovi hub militari in altrettanti paesi: Giappone, Corea del Sud, Australia, Singapore e Filippine. Queste strutture entreranno in funzione già nei prossimi mesi, come centri di riparazione militare, allo scopo di fornire un supporto di assistenza tecnica a navi e aerei da guerra che potessero essere danneggiati da un eventuale conflitto. Non dover rimpatriare tali mezzi per poterli aggiustare potrebbe costituire in questo senso un importante vantaggio strategico per Washington. Nuovi dettagli sull'iniziativa saranno annunciati nelle prossime settimane. D'altronde, dichiarano fonti del Pentagono, le negoziazioni con i paesi implicati sono ancora in corso. L'idea però è quella di arrivare a creare una vera e propria rete globale di supporto per l'esercito statunitense, sfruttando logisticamente i territori dei paesi alleati. Il Pacifico sarà in questo senso solo la prima tappa di un progetto che fra un anno si espanderà anche in Europa, per poi arrivare nel 2026 in America Latina. Washington potrà così distribuire in mezzo mondo le proprie capacità di manutenzione dei mezzi bellici, nella speranza di aumentare esponenzialmente le proprie capacità offensive, per poter conservare quel dominio globale che sembra ormai scricchiolare ogni giorno di più sotto i colpi del nuovo mondo multipolare a trazione russo-cinese. Finlandia, la scoria nucleare è per sempre. La Finlandia ha costruito il primo deposito al mondo nelle profondità della terra per seppellire rifiuti nucleari. Il progetto, sviluppato dalla svedese SKB, che prende il nome di Onkalo, prevede un deposito collocato sotto le rocce di una foresta finlandese a oltre 400 metri di profondità. La struttura sarà collegata tramite una serie intricata di tunnel a 3 reattori nucleari sull'isola di Olkiluoto, a circa 240 km dalla capitale Helsinki. Il progetto ha avuto anche il benestare dell'AIEA. Anche altri paesi europei, tra cui la Svizzera, stanno progettando qualcosa di simile. Gli Stati Uniti stanno pensando di fare la stessa cosa sotto Yucca Mountain, in Nevada, a circa 300 metri sotto il livello del suolo, ma a 300 metri sopra la falda freatica. Secondo gli esperti, il progetto potrebbe attirare nuovi investimenti sul cosiddetto nucleare pulito. Per il ministro finlandese per il clima, Kai Mikkanen, tale soluzione costituirebbe addirittura un modello sostenibile per lo smaltimento finale del combustibile. Una sostenibilità che però prevede il posizionamento delle scorie nucleari sottoterra per un periodo stimato di 100.000 anni. A dispetto della parola sostenibilità e dei nuovi progetti, il rifiuto nucleare è come il popolare slogan pubblicitario del diamante. Per sempre.
Continua la nostra battaglia per la verità, mentre la crisi è entrata in una fase non più umana. Occorre ora liberarci definitivamente dalla manipolazione e manifestare l'etica che ha generato l'uomo. Nell'era del grande tradimento noi siamo liberi e vogliamo continuare a esserlo. Sostieni Casa del Sole TV tramite bonifico o PayPal.